recentemente sono stato assunto da una società austriaca. Il motivo per cui sono venuto qui questa sera è perché io sono una disperata ricerca di partner in Italia per il servizio che mi propongo. Il nostro motore di ricerca di persone, quindi mettendo un nome e un cognome, vengono estratti da internet e temporali tutti i dati relativi agli utenti. L'azienda si chiama One Two Three People, ha sede in Austria e lavora attualmente su 9 nazioni e arriverà a 11 entro la fine dell'anno. L'ultima cosa che vi dirò è il numero di utenti, perché altrimenti perdereste un attimo a cercare di capire come potete essere utili, come può essere utile la piattaforma, e come capiate come funziona. Il 30% della ricerca mondiale su Google viene effettuata su nome di persona o su informazioni legate a persone. E il mercato della ricerca a persone è in forte espansione, si parla di una crescita media del 15% su base mensile. Le persone vengono cercate per tutte le ragioni. Ogni volta che c'è un'azienda dietro c'è una persona, ogni volta che c'è un evento c'è una persona legata in maniera molto stretta all'evento. Le celebrity sono uno dei canali più importanti nella ricerca di persone, però dovete pensare che tutte le volte che andate a chiedere, che fate un colloquio di lavoro o mandate un curriculum, sarà qualcuno che cerca su Google o su un motore di ricerca persone. Quello che rappresento io è il motore di ricerca persone più grande al mondo. In Austria ha lanciato, e ha lanciato all'inizio del 2008, per darmi una dimensione, e posso dire che attualmente lavoriamo con 15 milioni di utenti unici mensili. Io sono alla ricerca di partner in Italia che abbiano social network, club, gruppi e che comunque abbiano il core business basato su delle basi dati di persone di tipo pubblico, perché noi aggreghiamo esclusivamente dati pubblici disponibili. Noi vogliamo fare in modo che una persona, che un utente che cerca qualcuno, non debba fare 50 ricerche o 60 ricerche, ma ne faccia una e ottenga i dati di tutti. Quando qualcuno mi dà i suoi dati, in realtà non mi dà i suoi dati, ma mi dà accesso ai suoi dati, quindi io metto il teaser verso il sito che li contiene. Se volete sapere come lavorare con noi, io sono qui in giro e aspettiamo. Una configurazione è passiva o deve essere a livello di privacy? Deve essere. Devono essere dati pubblici. La privacy serve per gestisci che fornisce i dati. Deve avere dei database di dati pubblici. Quindi tu teoricamente puoi dire Mirko Trasciatti, sì, lui, LinkedIn, Facebook, so che c'è. LinkedIn, Facebook, no. Ma non sono aspetti ora quella informazione. Sono dati privati, cioè Facebook ha una servizio di dati sui suoi non te li dà. Io posso soltanto usare le api di Facebook per sapere se qualcuno c'è, ma se lui non vuole essere trovato non può. LinkedIn sono pubblici. No, c'è una parte pubblica. C'è una parte pubblica, però se non voglio esporre dati io non vado a prendere i dati. Quindi io non trovo il mio profilo sul tuo sito. Sì. Perché tu te lo trovi? Sappiamo, suggerisci che posso essere io? Io al momento attuale vengono utilizzati tutti i motori di ricerca più importanti, Meta circa, più social network a livello mondiale. Per l'Italia ancora non ci sono delle partnership forti con fornitori di dati locali, però negli altri paesi sì. L'idea è riuscire a avere più in Italia. Però non voglio rubare spazio a te, ci sono altre domande che ti faccio.